Allora adesso ragazzi possiamo dirlo, il Torino affronterà il Wolverhampton nell'ultima porta valida per andare in Europa League, perché il Torino ha camminato sulle macerie di una squadra che non è minimamente immaginabile per questa Europa League vincendo 5-0, mentre anche il Wolverhampton sul campo del Pünek, ha vinto 0-4, quindi due squadre che ipotecano il passaggio del turno e che si affronteranno per quanto riguarda l'ultimo turno preliminare di Europa League. Tutto troppo facile, parliamoci chiaro, io mi sono anche un po' annoiato stasera nel vedere la partita. Il Torino dopo 2 minuti già vince, poi ne fa un altro. Portiere avversario, la squadra non riesco nemmeno a pronunciare sinceramente, portiere avversario che non ne blocca una, praticamente quasi tutti i gol sono arrivati su seconda battuta dopo che il portiere appunto la parasse e la lasciasse lì giocabile per gli attaccanti Granata. Molto fortunato De Silvestri nel quarto gol, va detto, però oggettivamente ragazzi, c'è cioè il portiere che resta lì per terra 2 ore e mezza, no? Ma perché? Ma alzati in piedi, poi io ovviamente da italiano sono stracontento, però alzati in piedi. Torino che vince strameritando, ma è il Torino ragazzi che è molto, e sottolineo molto, più forte della squadra che ha affrontato questa sera, che io non ricordo il nome, lo ribadisco. Un Torino che gioca in modo intelligente e che soprattutto approfitta degli spazi lasciati dagli avversari. Anche perché l'allenatore degli avversari, che sembrava un Ancelotti post tre cene di Natale, perché era tipo molto pronunciato, però sembrava molto Ancelotti in realtà. Mo Ancelotti a Napoli è un po' più in forma di prima, però sembrava molto Ancelotti. A una certa, sul 3-0 per il Torino, impazzisce e dice: "Ma io quasi quasi potrei mettere 42 punte in campo." Ora voi lo sapete, mi conoscete bene. Io ho fatto i migliori scleri della storia su questa cosa, no? Perché? Perché? Io ribadisco, sono contento, a me non frega nulla. Però è un insulto a chi vuole allenare. È chiaro che una squadra non può vincere aumentando in modo sproporzionato il numero dei centravanti. Non funziona così. Non funziona che più attaccanti hai e più possibilità hai di vincere, non va così, perché è importante la fase difensiva, perché è importante la costruzione del gioco, perché è importante la manovra partendo dal basso, partendo dal mezzo, ma è comunque molto importante. E quindi levando centrocampisti e difensori e mettendo 14 attaccanti non hai fatto altro che allargare il tuo buco, e non dico altro, e dare la possibilità al Torino appunto di aprirtelo ancora e ancora. È un Torino che ragazzi tutto quello che ha trovato sulla sua strada per quanto riguarda i preliminari lo ha distrutto. Se non sbaglio ha fatto una cosa come tipo 12 gol e ne ha subito appena uno. Ah, è molto indifferente quel gol che ha preso. Ragazzi, il Torino ovviamente è di un'altra categoria, c'è cioè una squadra come quella che ha affrontato oggi, quando ha beccato il Torino si è fatto più e più volte il segno della croce, perché parliamoci chiaro, è oggettivo come una squadra come il Torino, ma anche come il Wolverhampton, ne ho viste di un po', anzi tra l'altro adesso andrò proprio a prendere l'iPad per dare un'occhiata alle squadre che hanno giocato oggi in Europa League, per dare anche un'occhiata alle altre big, però è chiaro come quando becchi una di queste squadre, non dico che sei già fuori, però un piede e mezzo fuori ce l'hai. Il Torino oggi non doveva fare nient'altro che passeggiare e quello ha fatto. Allora fatemi vedere un po' le big, quelle che si possono definire tali: 2-2 Sparta Praga Trabzonspor, la Ekka Patena è praticamente passato, il Braga vince 4-2 in casa del Brondi è praticamente passato, il Ghent in Grecia fatica un po' di più ma anche 1-1 lì, insomma la Stana distrugge Valletta come da pronostico, 5-0 è passato, il Wolverhampton vabbè ve l'avevo detto 4-0, tra l'altro Raúl Jiménez e Ruben Neves sempre super in forma. Vittoria Guimaraes che è passata pure loro praticamente. Spartak Mosca che faticano un po' in Svizzera con il Thun. Mi pare che il Thun è svizzero. Il Thun è svizzero? Sì, mi pare che è svizzero. E è passato anche lo Spartak. La Zalkamar delude in Ucraina contro il Mariupol, però fa 0-0, quindi penso che comunque passeranno. Vince il Malmö 3-0. PSV che fatica, vince solo sul calcio di rigore, quello di Bergwijn, contro il Haugesund, però erano fuori casa, quindi anche loro sono praticamente passati. Mi ha deluso il Victoria Pilsen, che ha perso 1-0 in casa del Royal Antwerp in Belgio. Però anche qua, raga, basta che vinci 3-1 lì, in casa tua e sei passato, quindi anche qui mi sembra dura. Il Feyenoord, sì, 4-0 è passato. Racing Strasbourg che vince in casa del Plovdiv, quindi anche loro, insomma, sono con un piede di là. Ludogorets che fa affettino il The New Saints.
Di grandi sorprese non ce ne sono state. Rangers che vincono in casa del Midtjylland per 2-4. Sarebbe stato un bel match sulla carta, ma Midtjylland non è a livello dei Rangers. Di grandi sorprese non ce ne sono state. Interessante l'Austria Vienna Apollon Limassol che vince l'Apollon, ma erano più o meno dello stesso livello. Francoforte che passeggia 5-0 in Liechtenstein sul Vaduz, con appunto Kostic che fa quello che gli pare, tipo due gol e un assist, fa veramente di tutto. Ma non ci sono state grandi sorprese. In Spagna la vittoria 3-0 contro il Lucerna, il Partizan che vince 3-1, giusto in Legia Varsavia che fa 0-0 contro la Tromito a Satene in casa in Polonia, però vabbè. Penso che anche loro comunque non è che abbiano buttato nulla nel gabinetto, quindi preliminari d'Europa League molto molto piatti. Il Torino merita il passaggio del turno, che raga, oggettivamente è passato, non penso che sia 6-0 al ritorno. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto e soprattutto voglio un vostro pronostico in questo momento. Secondo voi il Torino potrebbe passare qualora affrontassi il Wolverhampton, che è comunque una rosa di tutto rispetto? Fatemelo sapere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Tanti 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 mi piace, voce alla lana come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.